2 milioni e mezzo di euro è quanto ottenuto dall'amministrazione comunale di Cinquefrondi da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale, valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, finanziato dall'Unione Europea Next Generation per realizzare a Cinquefrondi un centro antiviolenza da intitolare alla memoria di Roberta Lanzino, vittima di barbara violenza. La struttura, che sorgerà su un terreno confiscato alla criminalità organizzata, sarà progettata secondo i più moderni canoni di ecosostenibilità e sarà convenzionata con il Centro Roberta Lanzino, che supporta le donne vittime di violenza già operativa a Cosenza. Un obiettivo a lungo inseguito e finalmente perseguito dal sindaco Conia, assieme alla sua amministrazione, ma anche dal compianto Franco Lanzino, padre di Roberta, per realizzare l'aspirazione del comune dell'accoglienza e dei diritti. Non c'è nulla che qualunque persona e istituzione possa fare per alleviare l'indicibile sofferenza causata dalla perdita di una figlia, ma con questo gesto che impegna e gratifica la nostra comunità, vogliamo rispettare una ferrea volontà del padre di Roberta che ha combattuto al nostro fianco per fare in modo che quest'opera venisse alla luce, ha affermato, compiaciuto il primo cittadino. Di soddisfazione politica e orgoglio personale, altresì parlato l'assessora con delega alla parità di genere Giada Porretta, sottolineando inoltre il fatto che con l'ottenimento e la conseguente realizzazione del centro antiviolenza, tante vittime avranno la possibilità di trovare un posto sicuro per fuggire dagli orrori che subiscono. Questo è il senso dell'attività politica che ogni movimento dovrebbe perseguire, ha concluso l'assessore.